Sindaco, un bilancio di questa giornata con il ministro Garavaglia, e ha chiesto qualcosa al ministro? No, siamo veramente molto riconoscenti al ministro Garavaglia, che ha risposto a questo invito che gli avevamo rivolto insieme all'assessore Costantini. Conosco da tempo il ministro perché abbiamo collaborato per molti anni in conferenza unificata. È rimasto, credo, molto colpito dalla nostra città, e le richieste fondamentali sono, da un lato, di inserire Ravenna in tutti i circuiti promozionali su cui il ministro sta lavorando, affinché Ravenna sia dentro alla Serie A delle mete turistiche delle città d'arte, dall'altro alcuni provvedimenti specifici come i ristori ovviamente per le imprese e il 110% anche per le strutture ricettive, che per una città come Ravenna, che vuol fare investimenti importanti sul ricettivo, è una misura molto molto importante. Avete parlato anche di un prolungamento del 700° anniversario della morte di Dante? Assolutamente, le celebrazioni arriveranno a settembre del 2022, ma già da maggio abbiamo, diciamo, tantissimi eventi e le aperture di mostre importanti del Museo Dantesco, e quindi con la riapertura del turismo Ravenna è pronta a cogliere le opportunità.